sport deve essere come, diciamo così, una medicina, deve essere una materia che deve essere data l'opportunità di essere praticata da tutti, indipendentemente dalle possibilità economiche, indipendentemente dalle qualità fisiche anche. Prima lo sport, e credo che sia uno di quei temi che unisca tutti, no? Dal centro-destra, al centro-sinistra, dal Movimento 5 Stelle, dalle civiche, è un valore fondamentale di una società e di una comunità, e su questo, per quello che riguarda il nostro programma elettorale, ha sicuramente una delle priorità principali, insieme ovviamente a tante altre questioni. Ho frequentato molto gli ambienti sportivi e mi sono guardato molto attorno e mi sono reso conto delle tante difficoltà che naturalmente caratterizzano questo tipo di attività, soprattutto quando si tratta di sport minori. La nostra città si presta, voglio dire, le mura sono una grandissima infrastruttura sportiva che consente a tutti di praticare sport. La città stessa dovrebbe essere più, prestarsi meglio a fare, ad essere attiva, appunto. Quando sono arrivato a Ferrara, la prima cosa che mi è saltata all'occhio era un trinomio: Ferrara, sport, salute. Tu entri a Ferrara, hai lo stadio della SPAL, hai le mura dove corrono e camminano tantissime persone. Ci piacerebbe rilanciare l'ippodromo, so che c'è già un progetto in atto come contenitore per tante iniziative di carattere animalistico. Ci piacerebbe rilanciare una sorta di cittadella dello sport senza consumo di suolo, magari da utilizzare anche al di là dello sport. Lo sport, l'abbiamo detto un po' tutti, è ciò che fa vivere bene una città, è un tassello fondamentale di quelle che sono le politiche sociali, culturali, educative di un territorio. Fare sport vuol dire vivere in maniera più sana, vuol dire imparare le regole, vuol dire educarsi alla legalità, vuol dire inclusione, vuol dire stare insieme agli altri, vuol dire crescere a qualsiasi età. Io non so se ricordate, ma 15-20 anni fa c'era molta più gente che faceva dello sport. Io mi ricordo alle podistiche migliaia di persone. Perché? Se la città deve migliorare, la città si sta operando, tutti dicono che facciamo tanto, eppure da migliaia di persone che partecipavano a iniziative sportive poco tempo, 10-15 anni fa, adesso sono poche centinaia.